Oggetto di questa lezione è la presentazione delle religioni monoteiste, cioè l'ebraismo, il cristianesimo e l'islamismo. Le religioni monoteiste sono definite così proprio perché si ripone la fede in un solo Dio. Partiamo dall'ebraismo. L'ebraismo può considerarsi la religione madre delle più grandi religioni che sono il cristianesimo e l'islam. Il popolo che lo professa si chiama indifferentemente o popolo ebraico o anche semplicemente Israele. La sua storia, narrata dalla Bibbia, potrebbe riassumersi in questo modo: Dio alla ricerca dell'uomo, Dio che va incontro all'uomo. Ed è una storia sacra perché ha come protagonisti proprio Dio e l'uomo. Quindi Dio e il popolo da lui eletto attraverso il capostipite Abramo, che è considerato il padre nella fede da Israele, ma anche dai cristiani e dai musulmani. Eleggendo Abramo e quindi di conseguenza il suo popolo, si può dire che Dio, che è creatore e amante dell'universo, concentri le sue attenzioni speciali su un punto chiave, come su una leva con la quale puoi in maniera progressiva sollevare il mondo verso il compimento del suo progetto universale di salvezza, del suo progetto di amore. È Dio che elegge, che accompagna e guida, che benedice e promuove, ma anche che rimprovera e punisce Israele, che è incline a tutte le debolezze umane come gli altri popoli, ma che tuttavia resta per sempre il popolo sacro al Signore. Quindi, nonostante le debolezze e gli errori di Israele, resta agli occhi di Dio il popolo sacro. Sono senza numero i figli di Israele che, sull'esempio di Abramo e più ancora di lui, hanno vissuto e continuano a vivere in maniera eroica, amando Dio, fidandosi di lui, oltre ogni evidenza. Perché è importante Israele? In Israele è importante perché da esso nasce Gesù, che è figlio di Dio, figlio della Vergine Maria, e sono nati anche i profeti, i patriarchi, gli apostoli. Quindi da Israele la salvezza è venuta al mondo. In che cosa crede Israele? Israele crede in Dio, unico e assoluto, il vivente, che ama e si prende cura dell'uomo. Mentre gli idoli delle nazioni, che sono opera delle mani dell'uomo, sono inermi e inutili. Il libro di Israele è la Bibbia ispirata da Dio, soprattutto la Torah, che sono i primi cinque libri della Sacra Scrittura. Sono dei testi molto importanti, ma testi altrettanto importanti sono pure la Mishnah, il Talmud, il Midrash, che si richiamano alla Bibbia e sono ricchi di saggezza ammirevole. Qualche elemento adesso di storia. La storia di Israele fondamentalmente la si può considerare in due tempi: da Abramo alla distruzione di Gerusalemme e del Tempio, cioè il 70 d.C., e conseguentemente dalla distruzione di Gerusalemme a oggi. E il secondo periodo è soprattutto il tempo della dispersione quasi totale del popolo che, nonostante le discriminazioni, le persecuzioni, è riuscito, con una forza morale, eccezionale, è riuscito proprio a salvare la dignità e l'identità etnico-religiosa, soprattutto grazie ai rabbini, cioè i maestri, e grazie alle sinagoghe, cioè i luoghi di incontro culturale e anche i luoghi di preghiera. Attualmente nell'ebraismo, cioè in Israele, si possono distinguere diverse correnti di pensiero. Gli ortodossi e i conservatori, che sono fortemente legati alla tradizione, i progressisti, che sono un po' più liberi nell'interpretarla, i sionisti, che sono uniti da sentimenti nazionalistici, e infine i mistici, che ricercano una profonda comunione con Dio. Capiamo come la Chiesa cattolica considera gli ebrei, li considera come i fratelli maggiori, e
e con loro sta percorrendo un cammino di corretta intesa, sempre più proficua e cordiale. Tant'è vero che nel numero 169 del Catechismo della Chiesa Cattolica si afferma in maniera esplicita di riconoscere il popolo ebraico nel fatto che Dio scelse questo popolo primo fra tutti ad accogliere la sua parola. È al popolo ebraico che appartengono, dice il Catechismo riprendendo le parole dell'Apostolo Paolo che si rivolge alla comunità di Roma, che appartengono l'adozione a figli, la gloria, le alleanze, la legislazione, il culto, le promesse, i patriarchi, da esso proviene Cristo secondo la carne. A differenza delle altre religioni non cristiane, la fede ebraica è già risposta alla rivelazione di Dio nell'antica alleanza. Passiamo ora alla valutazione della seconda grande religione monoteista che è l'islamismo. Dopo il cristianesimo è la seconda religione del mondo per numero di credenti. Il termine Islam, o più correttamente Islam, equivale a sottomissione ad Allah, che è riconosciuto come creatore, signore e Dio unico, a cui chiaramente va l'onore, l'ascolto, la sottomissione. Fondatore dell'Islam, quindi, è lo stesso Allah, di cui Maometto è il massimo e ultimo dei profeti, che è preannunciato da Gesù. Attraverso l'angelo Gabriele, Dio fa a Maometto la grande rivelazione contenuta nel Corano. Qualche elemento di storia dell'Islam, soprattutto le due date, il 610 Maometto inizia la predicazione alla Mecca, la sua città, poi successivamente verrà perseguitato come eretico, fugge a Medina e l'anno 622 è un anno molto importante, l'anno definito dell'Egira o dell'Egira, cioè della fuga, l'anno in cui inizia ufficialmente l'era musulmana. Si fonda la Umma, che secondo il Corano è la migliore del mondo e dovrebbe inglobare addirittura l'umanità intera. Quindi, allo scopo di sottomettere ad Allah tutti i popoli, è consentita, oltre la predicazione, anche la guerra santa, cioè la Shihad. E secondo l'Islam, chi muore in guerra ha il paradiso assicurato. Quindi nel giro di pochi secoli, in nome di Allah, sono conquistati e sottomessi all'Islam gran parte dei paesi cristiani che erano stati la culla del cristianesimo. Ma l'ideale è la conquista del mondo, in particolare Roma. E più volte i popoli cristiani si sono armati in guerre di difesa o in guerre di riconquista. Tant'è vero che sono famose le crociate per la liberazione del Santo Sepolcro. Nonostante restino una pagina buia, anzi molto buia, nella storia della Chiesa, erano motivate dalla volontà di liberare il sepolcro di Gesù e lo si può capire immaginando cosa succederebbe se i cristiani conquistassero la Mecca. Il credo dell'Islam è contenuto nel Corano, che è il libro in assoluto, come la Bibbia per gli ebrei e i cristiani. È considerato parola testuale, definitiva di Dio e non richiede un'esegesi particolare. Il nucleo della fede si può riassumere in questi quattro punti: la fede in Allah e nel profeta Maometto, la fede nel libro che egli ha inviato, la fede negli angeli e nei demoni e la fede nel giorno del giudizio. Molti di questi contenuti si accordano con la fede ebraica e cristiana. E le parole con cui inizia il Corano sono insieme preghiera e professione di fede, anche dal punto di vista espressivo, terminologico. Pensiamo che il Corano si apre con queste parole molto simili a quelle del cristianesimo, per esempio nel nome di Dio clemente e misericordioso, oppure sia lode a Dio il Signore del creato, oppure il padrone del giorno del giudizio e via dicendo. Per quanto riguarda l'etica, invece, dopo il Corano è importante il libro della Sunna che contiene i doveri religiosi, i doveri sociopolitici, i doveri personali e addirittura quelli familiari del buon musulmano, che qui riassumiamo in questi cinque punti. Il primo,
Non c'è che un Dio se non il Dio, e Maometto è il suo profeta. Professo la chiamata alla preghiera per lodare Dio 5 volte al giorno, professo l'obbligo all'elemosina per la beneficenza e per le altre opere, tra cui la Shihad, professo l'obbligo del digiuno ogni anno per tutto il mese di Ramadan e professo l'obbligo del pellegrinaggio alla casa di Dio, la Kaaba, alla Mecca. Altri precetti considerano le pene annesse ai peccati, il più grave l'apostasia per passare a un'altra fede, che addirittura è perseguibile con la pena capitale. I musulmani, come le altre religioni, si distinguono in sottogruppi. Riconosciamo nell'Islam i sunniti, gli sciiti, i drusi, i riformati, i socialisti arabi e infine i sufi, che sono i ricercatori appassionati di Dio che vivono in preghiera, in umiltà e digiuni. E nonostante difficoltà e divergenze, c'è un impegno serio di dialogo tra i cristiani e i musulmani, tant'è vero che è significativo l'intervento rivolto al Papa da 138 imam per la difesa da un ateismo sempre più aggressivo nella nostra società. Passiamo ora a illustrare qualche elemento del cristianesimo, che è la religione che fonda la propria fede nel Dio rivelato da Gesù Cristo, Dio unico certamente, ma non solitario, una perfetta, indivisibile comunione d'amore delle tre persone, Padre, Figlio e Spirito Santo. E la creazione allora non è altro che un tracimare di questo infinito amore che dona l'esistenza e dona la vita a tutto l'universo. Quindi è un mistero di fede che ci supera e ci fa esultare allo stesso tempo. Ciò che è importante è che il cristianesimo non sminuisce i valori delle altre religioni, ma li riconosce e in qualche modo li include, li accoglie tutti. Pensiamo a San Paolo nella lettera ai Filippesi, dopo aver richiamato i credenti a rallegrarsi nel Signore, a ringraziarlo, conclude con queste parole che cito a memoria. Dice: Fratelli, tutto ciò che è vero, che è nobile, che è giusto, puro, amabile, eccetera, eccetera, dice tutto questo sia oggetto dei vostri pensieri e il Dio della pace sarà con voi. Allora, proprio a motivo di questa ampiezza di interessi e di valori, il cristianesimo può entrare in dialogo con ogni persona e in senso plenario e religione universale, potendo proprio favorire in ognuno la piena realizzazione di sé. Per questo Gesù comandò che il suo Vangelo venisse predicato a tutti gli uomini come la bella notizia per tutti. Allora, il cristianesimo, cioè la Chiesa Cattolica, è chiamata a vivere soprattutto come una comunione d'amore. Ricorda l'Apostolo Paolo, quando si rivolge alla comunità di Galati, dei Galati nella sua lettera, ricorda queste parole: Tutti siete figli di Dio per la fede in Gesù Cristo. Non c'è più giudeo né greco, non c'è più schiavo né libero, non c'è più uomo né donna, perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù. Allora, che cos'è il cattolicesimo? La Chiesa Cattolica Romana, che deriva dalla Chiesa Latina, la cui autorità si estendeva all'inizio da Roma a tutta la parte occidentale dell'Impero Romano, riconosce il primato di autorità al Papa, cioè al Vescovo di Roma, in quanto successore dell'Apostolo Pietro sulla cattedra di Roma. E tra le chiese cristiane, secondo le statistiche, la Chiesa Cattolica conta il maggior numero di fedeli a livello mondiale. E condivide con l'attuale Chiesa Ortodossa le definizioni dei primi 7 concili ecumenici, dal Concilio di Nicea I al Concilio di Nicea II. E dopo il 1054, cioè dopo lo scisma d'Oriente, la Chiesa Cattolica riconoscerà come ecumenici altri 14 concili non riconosciuti dall'Oriente.
I cristiani ortodossi, invece, le chiese ortodosse, cioè le chiese della retta fede, costituiscono quella parte del cristianesimo che dopo il 1054, come abbiamo detto poc'anzi, si è staccata dalla Chiesa cattolica, e il motivo predominante dello scisma è proprio la contestazione del primato del Papa, non più riconosciuto come successore di Pietro, come vicario di Cristo per tutta la cristianità. E le chiese ortodosse diventano quindi autocefale, cioè senza capo, quindi autonome. Tuttavia hanno dei metropoliti, patriarchi locali a cui fanno riferimento, e attualmente si avverte l'utilità di un capo universale, in pratica del Papa, naturalmente nel rispetto delle differenze che sono ricchezza per tutti. Del resto, tra cattolici e ortodossi, di gran lunga maggiore ciò che unisce rispetto a ciò che divide, questo è un fatto importante. Le caratteristiche dei cristiani ortodossi è che posseggono dei valori particolarmente accentuati, come la devozione allo Spirito Santo e un'attenzione mistica, largamente diffusa, soprattutto nei tanti monasteri che sono sparsi sul famoso Monte Athos. E anche la preghiera del cuore o la preghiera continua è tipica dell'ortodossia, tant'è che chi ha letto la storia di un pellegrino russo, ecco, avrà sicuramente individuato con quanta profondità viene illustrata la preghiera continua o la preghiera del cuore. Anche la liturgia è molto solenne, favorisce un clima di intensa spiritualità. Ed infine è eccezionale, potremmo dire, la qualità delle icone che emanano un grande fascino mistico e sembrano proiettare fuori proprio dagli angusti spazi della terra. Passiamo ora ai cristiani protestanti, e dei cristiani protestanti valutiamo semplicemente i luterani e gli anglicani. Perché protestanti? Si definiscono approssimativamente protestanti per le proteste, giustamente o ingiustamente motivate contro la Chiesa cattolica. E quindi abbiamo queste comunità ecclesiali più importanti che sono i luterani e gli anglicani, ma anche varie altre comunità, alcune delle quali sono diventate sette. Partiamo dal luteranesimo. A dare inizio allo scisma d'Occidente è Lutero, che uomo di notevole intelligenza e di esigenze radicali, si è consacrato a Dio entrando tra gli agostiniani, diventa un ottimo biblista, molto appassionato, riconosce nella Chiesa parecchie cose discutibili, in particolare sulle indulgenze gestite in modo scorretto, e lancia le sue proteste contro la Chiesa, una Chiesa statica, una Chiesa appesantita da interessi terreni. Sostiene che la sola Bibbia è materia assoluta di fede, è l'unico punto di riferimento per tutti. Cioè, in altre parole, Lutero non riconosce né l'autorità del Papa né l'autorità della tradizione, quindi soltanto l'autorità della Bibbia. E richiamato dal Papa, non accetta di rivedere le sue posizioni, di entrare in dialogo con la Chiesa cattolica, quindi rifiuta la gerarchia, ma ritiene utile che ci siano persone preparate per l'annuncio, come per esempio il predicatore, o persone preparate per la guida del popolo, come il pastore. Dei sette sacramenti ritiene soltanto il battesimo e l'Eucaristia, e quest'ultima addirittura intesa in maniera personale e riduttiva. L'affermazione di San Paolo nella lettera ai Romani, cioè che tutti siamo giustificati dalla fede in Cristo e non dalle opere, diventa per Lutero determinante. Ritiene infatti che l'uomo, che è irrimediabilmente peccatore, quindi incapace di fare il bene, è salvato unicamente per la fede, quindi solo per la fede e non per le opere. E attorno a Lutero si crea presto una grande folla di simpatizzanti, di seguaci, e lavora con passione per la loro formazione cristiana, tant'è vero che traduce la Bibbia in tedesco e si dedica alla compilazione del catechismo. Lo scisma di Lutero provoca la Chiesa cattolica a una riforma di cui aveva bisogno, e nel Concilio di Trento la Chiesa chiarisce meglio la dottrina e la morale cristiana, avverte l'urgenza di dare ai fedeli
una maggiore consapevolezza della propria dignità di figli di Dio, del valore dei sacramenti, di una vita più aderente, più conforme al Vangelo. Passiamo ora invece all'anglicanesimo e a portare allo scisma di Inghilterra è Enrico VIII, sovrano di Inghilterra, che esige dal Papa l'annullamento del matrimonio con Caterina d'Aragona. E non avendolo ottenuto, divorzia e sposa Anna Bolena. Enrico VIII allora si separa da Roma, dichiarando se stesso unico capo supremo della Chiesa anglicana, che diviene quindi la Chiesa di Stato. Chi si rifiuta di accettare tale decisione incorre ipso facto, cioè sul fatto stesso, nella pena capitale. Per esempio, il cardinal John Fisher e Tommaso Moro, che è il grande cancelliere e amico del re, sono tra i martiri più illustri. L'anglicanesimo è stato considerato uno scisma senza eresie, perché all'infuori della separazione da Roma ha conservato sostanzialmente integro il patrimonio cristiano. Per questo, tra le chiese sorelle, cioè le chiese separate, è rimasto il più vicino a quella di Roma. Ci sono molte altre comunità ecclesiali di notevole spessore, alcune hanno una vivacità e una ricchezza considerevole. Tra le innumerevoli comunità ecclesiali di Occidente, ecco, ricordiamo per esempio i calvinisti, i cristiani evangelici, i pentecostali, i Valdesi, i Battisti, gli Anabattisti, gli Avventisti, i Metodisti, i Pentecostali. Chiaramente, come dicevo poc'anzi, alcune di queste chiese sono diventate delle sette. È mio intento presentarle così semplicemente come nomi, ma dobbiamo sapere che ogni comunità ecclesiale ha delle specificità che potremo analizzare meglio e studiare nelle prossime lezioni.